un Italia che, se devo essere sincero, mi ha stupito. Un'Italia che si è dimostrata squadra, ha saputo soffrire, neanche poi tanto, perché nel primo tempo e anche per buona parte del secondo abbiamo dominato la numero uno del ranking FIFA e del ranking UEFA. Lukaku non ha fatto praticamente nulla se non un paio di occasioni, ma niente di più. Una ha sparato alto, l'altra è stata salvata da Spinazzola, che poi ha avuto un bruttissimo infortunio. Mi dispiace molto per lui. Chiaramente ha finito l'Europeo e non solo. Credo che salterà anche una parte dell'inizio della prossima stagione. Ha avuto una rottura del tendine di Achille, è molto sfortunato questo ragazzo qui, è già la seconda volta in pochi mesi che si rompe e spero che vada tutto per il meglio per lui. Una partita giocata benissimo da tutti, a parte da Immobile, che questa sedia qui, la vedete? Questa sedia qui. Se era in campo lei, prendeva di più di palloni. Sia Immobile sia Belotti sono stati veramente inutili, almeno Belotti ha cercato di lottare un po'. Sappiamo che è un giocatore limitato tecnicamente, ma almeno lotta. Immobile neanche quello. Cioè, non serve veramente a niente Immobile. Non mi è piaciuto tanto neanche Chiesa, che si è intestardito in alcune azioni a voler sempre tirare lui. Gli dovrebbero spiegare che la palla si dovrebbe anche passare, ma per il resto tutti bene, a parte Bonucci, in qualche occasione ha perso delle palle veramente incredibili. Meno male che c'era Chiellini. Mi dispiace che solo che per lui sarà l'ultima manifestazione importante con la nazionale, vista l'età, ma avrei due, quello più bravo secondo me è Chiellini, cioè chi sa più marcare è Chiellini. E poi per il resto tutto bene, secondo me Barella fra i migliori, ma il migliore in assoluto secondo me è Insigne, che è un giocatore che mi fa impazzire. Ha dimostrato di avere una tecnica che pochi hanno nella nostra nazionale, e con quel tiro a giro del 2-0, secondo me, si è meritato di essere il migliore in campo. Loro, il Belgio, hanno segnato il 2-1 su un rigore molto 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 generoso, fischiato su Doku, che anche lui è veramente bravo, veramente veramente bravo. Lo vorrei al Milan comunque. Rigore molto generoso. Doku giustamente si lascia cadere, giovane, ma ha già molta furbizia e molto mestiere.
e molta personalità soprattutto. Rigore che è stato segnato come al solito da Lukaku, che è stata una delle poche cose che ha fatto nella partita, perché veramente la nostra difesa è stata impenetrabile oggi. Gli ultimi minuti poi siamo stati lì tutti in difesa. Secondo me avremmo fatto meglio a fare il 3-1, ma ripeto, basta che si è vinto, a me va benissimo così. Ora in semifinale affronteremo, se non sbaglio, martedì la Spagna, che ha battuto ai calci di rigore la Svizzera. La Spagna che non ha meritato, secondo me, assolutamente. Spagna che, a mio modo di vedere, possiamo battere perché siamo più forti noi. E secondo me in finale ci arriviamo tranquillamente. Poi in finale bisogna vedere, perché in finale può succedere di tutto. Niente ragazzi, questo video finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetevi, commentate, lasciate un like, condividete il video e attivate la campanellina. Ciao a tutti!